Non si tratta solo di cambiare le leggi, ma anche le mentalità. È questo l'obiettivo che la WISP, attraverso la rielaborazione a fumetti della Carta dei diritti delle donne nello sport, vuole raggiungere. E proprio al Liceo Cotta di Legnago, nei giorni scorsi, si è tenuta una conferenza sul tema dei diritti delle donne nello sport in presenza di 200 studenti. Credo che sia un'occasione molto importante e molto utile, quindi come WISP abbiamo scelto questo percorso anche di presentazione della Carta dei diritti delle donne nello sport a fumetti, confrontandoci con i ragazzi e le ragazze di un istituto come questo, quindi parlare ai giovani e parlare di sport femminile insieme anche a, come dire, agli atlete che stanno vivendo questa esperienza. Credo che oggi sia stata utilissima anche per sentire le voci di ragazze che fanno e praticano diverse discipline e anche di confrontarci con delle atlete di livello, come in questo caso le calciatrici del Verona, che appunto hanno portato la loro esperienza, quindi un modo per poter riflettere ma anche capire che cosa fare. All'evento organizzato dal Comitato WISP di Verona hanno partecipato testimonial d'eccezione, con i quali i giovani hanno avuto modo di confrontarsi. Gael Talman, portiere della GSM Verona e della Nazionale Svizzera, e Federica Di Criscio, che gioca nel ruolo di difensore della GSM Verona e nella Nazionale di Calcio. Volete parlare della vostra esperienza nel mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne? Allora, diciamo che le cose che stiamo ottenendo in questi ultimi anni ci stanno permettendo comunque di andare avanti, perché come abbiamo parlato prima, anche il fatto di aver raggiunto sul contratto economico che stipuliamo la possibilità della maternità per noi è stata una grande conquista e mi auguro che con il tempo e con le dimostrazioni che daremo sul campo e non, di poter riuscire ad avere molti più diritti che magari i nostri colleghi maschietti hanno già da molto tempo. E secondo voi è importante parlare nelle scuole dei diritti delle donne nel mondo dello sport, in modo che anche i ragazzi abbiano modo di ascoltare e di confrontarsi su questo argomento? Credo che nella scuola sia fondamentale parlare di sport, parlare di sport femminili e di diritti che le donne hanno nello sport. Tutto nasce dai piccolini e secondo me sarebbe fondamentale anche cominciare a parlarne nelle scuole più inferiori, come nelle medie e nelle elementari, perché è proprio da loro che inizia tutto il percorso formativo dello sport. Nel vostro percorso avete incontrato delle difficoltà nel farvi rispettare, nel far valere i vostri diritti? Diciamo che la difficoltà più grande è stato battere il pregiudizio che le persone hanno nei nostri confronti e purtroppo ancora adesso non è stato abbattuto del tutto e troppo spesso ci troviamo davanti a fattori spiacevoli e a fatti che realmente accadono che non sono carini, quindi la discriminazione purtroppo c'è ed è un tasto dolente da dover risolvere. Sì, e poi è più facile cambiare magari una legge e mettere per scritto che i diritti sono uguali per tutti, però cambiare le mentalità dura un po' di più. La conferenza, moderata da Tatiana Tognolo, responsabile delle politiche di genere della WISP di Verona, è stata preceduta dalla visione di un filmato, un excursus storico sulla figura della donna nel mondo sportivo. A seguire gli interventi di Manuela Kleiset, responsabile delle politiche di genere della WISP, e di Katia Serra, opinionista TV, ex calciatrice della nazionale e responsabile AIC, hanno coinvolto gli studenti presentando una panoramica globale sulle conquiste della donna nello sport. Intanto credo che quando si parla ai ragazzi è tempo impiegato bene, perché probabilmente la loro giovane età non gli porta a capire da dentro quali sono le problematiche per le donne che praticano sport e di conseguenza è un momento per tenere viva l'attenzione e soprattutto per portare all'attenzione e alla loro conoscenza queste problematiche. Per quanto riguarda il mio impegno in merito a questo, diciamo che è già da tanti anni che lo faccio in particolare nel mondo del calcio femminile, che è lo sport che alla fine ho praticato per tanti anni,
perché credo che sia necessario comunque che qualcuno si impegni e cerchi di provare a lasciare un piccolo seme per un futuro diverso. Quindi diciamo che ho sempre lottato sin da piccola, sono una lottatrice di natura e mi viene insomma abbastanza naturale impegnarmi in questo contesto. Sono state invece le giovani campionesse del liceo Cotta le vere protagoniste della seconda parte della mattinata. Le ragazze, dopo aver raccontato la propria esperienza sportiva, hanno presentato le calciatrici ospiti dell'incontro. Secondo me la scuola che si occupa e che si impegna a organizzare queste conferenze, diciamo, invitando determinate persone, secondo me è molto importante, soprattutto per l'informazione dei ragazzi. Io penso la stessa cosa, perché comunque le donne sono tante, però molte decidono di non far sport perché i genitori dicono di no, oppure non vogliono perché ci sono tanti maschi, e secondo me è importante perché comunque un'attività fisica fa comunque bene sia alla mente che al corpo. Sempre il calcio è visto come uno sport maschile e le ragazzine che intraprendono questo percorso spesso vengono giudicate. Io stessa posso dirti che nella mia breve esperienza ho sentito molti giudizi positivi ma anche negativi da stessi familiari, quindi penso che oggi sia stato positivo parlarne in una scuola, spero sia l'inizio di un lungo percorso e sicuramente è stato molto utile. Una testimonianza importante, quella delle giovani atlete, che ha sottolineato l'importanza di lottare per i diritti delle donne nello sport. Lo sport deve essere aperto a tutti, non solo ai maschi, perché ovviamente nella società c'è sia maschi che femmine, quindi sì, anche nelle scuole penso che questi incontri si devono fare. Molto. Secondo me sì, anche perché nelle scuole, soprattutto non per fare differenza tra sessi, ma il 40% dei ragazzi che praticano sport secondo me è molto basso, perché i ragazzi, l'altro 60% cosa può fare tutto il giorno, o almeno ci siano degli elementi geniali, ma sono pochi questi casi. Io penso che sia importante per cambiare la società e quindi questa disparità tra uomini e donne, sia nello sport sia al di fuori dello sport, credo sia importante partire dai giovani, dalle scuole, e quindi credo che proprio per questa ragione la giornata di oggi sia stata molto molto importante, e soprattutto perché è anche il primo incipit di collaborazione con questo istituto molto importante della provincia di Verona, con il quale faremo altri progetti.